Presidente Sileri, 3 milioni di italiane soffrono di endometriosi, però è una malattia di cui si parla poco, effettivamente, e la diagnosi arriva spesso in ritardo. Sì. Cosa prevede questo disegno di legge? Prevede la creazione di un percorso dedicato per queste donne, quindi al di là delle finalità del disegno di legge si prevede un'attenzione per la ricerca, per la formazione dei medici, l'istituzione di un fondo, la tutela di queste donne per le assenze dal lavoro purtroppo motivate dai forti dolori e dal numero magari cospicuo di interventi che debbono fare, un aiuto alle associazioni, un aiuto alle famiglie, insomma è un disegno di legge omnicomprensivo per la cura, quindi il trattamento e l'aiuto a queste donne e alle loro famiglie. Ecco, spesso però il ritardo nella diagnosi può causare anche, diciamo, problemi seri alle donne. Purtroppo è una malattia molto subdola, quindi spesso il ritardo nella diagnosi dipende proprio dalla malattia stessa, ma avere più fondi e più armi per poter fare una diagnosi precoce consente dei trattamenti immediati e quindi una riduzione del disagio per queste donne. Pensa che su questa materia ci possa essere una convergenza anche di altre forze politiche? Vede, la malattia non ha nessun colore politico e quindi la lotta contro le malattie, siano essi tumori o malattie croniche o qualunque tipo di malattia, secondo me trova sempre una trasversalità. È chiaro che servirà anche l'aiuto delle altre parti politiche magari per migliorare il disegno di legge, senza ombra di dubbio, perché tutto è migliorabile. Però sono sicuro che, così come è avvenuto pochi giorni fa per il registro dei tumori, vi sarà l'unanimità su un disegno di legge che chiaramente è utile a tutti.